Sono le 11.30 quando in piazza Santa Emerenziana a Roma si sente l'esplosione di una tubatura. Un tombino cede e dall'asfalto si solleva un getto d'acqua alto più di 30 metri. Una fontana artificiale che ha reso impraticabile un ampio tratto della piazza e delle strade affluenti. In alcuni punti un palmo d'acqua ristagna sull'asfalto con grande disagio per il traffico e per la circolazione delle linee ATAC. 6 sono state deviate. La colonna d'acqua, quasi un geyser artificiale, sovrasta anche la chiesa di Santa Emerenziana, sollecitando la curiosità dei passanti e la preoccupazione di commercianti e residenti. A originare lo scoppio è stato il cedimento di un tubo ad alta pressione. I vigili del fuoco e i tecnici della CEA sono intervenuti sul posto per fermare il flusso d'acqua, riuscendoci dopo più di 4 ore di lavoro. È successo all'improvviso, abbiamo visto volare il tombino per aria e poi questo super getto d'acqua che ci sta allagando tutti i negozi. Cioè che abbiamo sofferto 7 anni per la costruzione di questa benedetta o maledetta metropolitana, pensavamo di aver risolto il problema, è già successo un mese fa che si è allagato l'asse e ha fatto una voragine, oggi abbiamo fatto il bis. Le operazioni hanno impiegato tempo, spiegano i tecnici, per il rischio di creare ulteriori falle e di conseguenza esplosioni in altri punti della città. La zona è rimasta a lungo senza elettricità e acqua corrente.